Ragazzi, salve a tutti. Tempo bastardo, sta piovendo e fa anche freddo. Va bene, allora, grazie a Ciro Avellino, Leon d'Or, che ha fatto un video ultimo sulla Coca-Cola, mi ha fatto divertire perché ha fatto una bella prova, cioè ha preso la Coca-Cola, gli ha dato una scaldata e ha visto quello che è diventato. Ora volevo spiegare una cosa a Leon d'Or che... Cioè, è stato divertente, giuro, veramente bellissimo come video. Però devi capire anche una cosa. È ovvio che se la Coca-Cola la scaldi, la porti in ebollizione, l'acqua di cui è composta la Coca-Cola se ne va. Ora, la Coca-Cola è fatta, diamo gli ingredienti: acqua, zucchero, colorante caramello, esattamente andate a vedere E150, che non è cancerogeno. Se vedete delle lettere a fianco che vanno dalla A, non la A, non la B, ma se trovate E150, C e D, quelle sono cancerogene perché contengono il solfito ammoniacale. Ci sono gli aromi naturali, la caffeina e l'acido fosforico con la sigla E338, mi sono documentato prima di fare questo video. Allora, cosa succede? Voi sapete benissimo che le vie urinarie devono stare su una certa temperatura, quindi che vanno dai 38 gradi in poi. Quindi un corpo può arrivare, può mantenere, diciamo, il nostro calore sui 37, 40 gradi, no, 38, abbiamo detto 40 gradi, giusto? Se no, se supera, dovesse superare questa temperatura, dovesse scendere questa temperatura, stareste male. La temperatura del corpo rimane sui 37-36 gradi, quindi parliamo io parlo delle vie urinarie, un conto, il corpo invece nella sua sostanza, proprio perché è composto in gran parte da acqua, mantiene la temperatura interna normale, diciamo sui 36, no? 36-36, perché se è 37 sarebbe già febbre, quindi 36 è la temperatura giusta. Se voi bevete Coca-Cola e la bevete fredda, la Coca-Cola viene portata a una temperatura che viaggia su 4-5 gradi, 4 gradi, quindi quasi vicino allo zero, quindi molto fresca. Ho sentito qualcuno che diceva, cioè sempre scusate, Leon d'Or che parlava di McDonald's, la Coca-Cola nel McDonald's. Non è la stessa, il composto non è lo stesso. Ci sono Coca-Cole in fusti, ma ci sono Coca-Cole in PET, cioè in un sacchetto di plastica in cui viene aspirata il caramello e mescolata con acqua gassata. Ovviamente il macchinario è abbastanza grosso, ve lo dice uno che li ha montati, eh? Io montavo, ero tecnico degli impianti sia di birra che di Coca-Cola, io ho fatto sia la Pepsi che la Coca-Cola. È un casino montarli, ve lo dico. Intanto bisogna andarci in due, perché il frigo motore pesa una cifra, è abbastanza potente. Fate conto che può contenere fino a 8 linee, di cui 4 soltanto per il ricircolo. Ora, cosa succede? Voi dite, ma beviamo la Coca-Cola, ci rimane nello stomaco, no? Nelle vie urinarie, nella prostata, nella sacca urinaria, no? Cioè, è liquido. Nel momento in cui ognuno di noi beve, una parte di quello che beviamo viene raccolto dalle cellule, no? Viene dal sangue, va in circolazione. Una parte va in questa sacca urinaria che viene filtrata dai reni, tutto quanto. Quindi non sto tanto a spiegare un po' il tecnicismo, diciamo, del corpo, ma non arriveremo mai alla temperatura come quando mettete la Coca-Cola
in un fornello, no? Perché in un fornello si superano i 100 gradi, che si arriva quasi anche a 100-150 gradi in ebollizione. Per cui, se noi fossimo, che ne so, ci mettessimo a bere Coca-Cola calda nel deserto del Sahara, è ovvio che seccate in un attimo. Ma se la Coca-Cola la bevete fredda in un ambiente estivo, ma che non superi i 40 gradi, cioè 40-45 gradi ci può stare, ma non arriverete mai a 100 gradi, no? Perché cioè, vi sciogliete anche a voi. Per cui è giusto capire che non è una scoperta che dentro la Coca-Cola c'è il caramello, anche perché la composizione della, cioè si chiama Coca-Cola perché la composizione viene dall'albero della coca, che è un estratto che viene essiccato, viene fatto, viene lavorato insieme allo zucchero per arrivare ad ottenere un composto caramelloso, che poi mescolato in grande quantità d'acqua, perché cioè, la formula è tot caramello, tot acqua. Fate conto che c'è più acqua che caramello, e la dimostrazione l'ha fatta lui nel momento in cui ha scaldato, che ci ha impiegato tanto per eliminare l'acqua. Quindi no, non vi dico che come, diciamo, come bevanda sia una delle più sane, ma neanche bisogna dare questo scredito, diciamo, perché comunque sia, nel momento in cui la bevete, i residui non rimangono, se non paragonabile a come tutte le altre bevande. Cioè non è che se uno beve un'altra bevanda gli fa meno male, può far male se l'abitudine è costante, quindi nel tempo, come il caffè lascia dei residui sempre nelle vie urinarie, come può essere la Fanta, come possono essere altre cose. Cioè non è che esiste una bevanda che non ti può, che è scaldata, però diciamo la verità, cioè, dico la prova, anche quelli che fanno i video su internet, che fanno quelle prove e tutto quanto, per carità, cioè.